Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Yurukai. Oggi riprendiamo nella nostra bella cittadella e non mi ricordo perché abbiamo tutte queste case conciate così male. Penso che stiano... c'è anche tanto letame, ma il tipo qua sta lavorando? Sì, sta lavorando. Mettiamo un po' di fertilità ai campi. Allora, questo edificio è pieno. Non c'entra più niente, ragazzi. Allora, nell'ultimo episodio avevamo costruito il teatro. Qui stiamo per finire la piazza. Ragazzi, qua io ho fatto due case, ma mi sono quasi pentito, perché da qui in poi vorrei iniziare a tirare le mura, perché sto iniziando a temere gli attacchi dei banditozzi. Quindi oggi inizieremo a fare le mura esterne. Quindi le potremmo fare direttamente di pietra, ragazzi, o inizialmente di legno. Vabbè, facciamo pietra visto che ne abbiamo di più. Potremmo, che dite, potremmo iniziare da qui. Facciamo una fila di mura che va da qui. Ci facciamo prima l'angolo a qui e poi da qui ce le tiriamo fino a fino a qua. Ok, devo mettere in salvo almeno questa zona qua, perché se mi dovessero sfasciare questo davvero potrei arrabbiarmi. Poi un edificio rotto richiede almeno metà delle risorse che sono servite inizialmente per costruirlo, ovvero un botto, raga, un botto di assi, un botto di oro. Qui stavo mettendo a raccogliere il carbone a palla. Qui c'è tanta roccia. Qua dovrò fare, ragazzi, un centro di raccolta, vista la pietra, e mi servirà a costruire tutte le mura in pietra. Risorse, una casa di raccolta. La piazziamo qui. E raccoglieremo tutta questa pietra in modo da poter costruire qua tutto l'ambaradam. Ragazzi, le case qua mi stanno veramente messe, stanno malissimo messe tutte quante. Ma cosa è successo? Io non mi ricordo, un temporale, non so. Strana questa cosa. Comunque, spero le riparino prima. Qua ci sono i sorci. Porca miseria, raga. Devo fare anche la calappia sorci. E dov'è che stava? A calappia topi. Costo mensile 8. E ci facciamo anche questo. Lo piazziamo qui. E ho i sorci anche qua, quindi me ne devo fare più di uno a calappia sorci. Maledizione. Se lo piazzo qui, piazziamolo qui. Perfetto. Qui possiamo migliorare questo, che ci costa 100 ore e 30 mattoni che abbiamo. Abbiamo anche poco personale per la manovalanza. Mannaggia, stiamo messi male. Io non mi ricordo di aver lasciato la puntata così. Di solito mi faccio un 5 minutini dopo aver registrato, giusto per sistemare quattro cosucce, sai, le strade, gli spazi. Comunque va bene. Questa è la carpenteria. E noto che il gioco inizia a laggare quando metto velocità per 3. Ogni tanto da qualche botta di lag. Però ho visto che è un problema che hanno un po' tutti gli youtubers. È proprio il gioco che ancora è fissato male. Non è un problema mio, diciamo. Faccio un'altra strada che mi va da qui. A qui. Ok, lui lo sta portando via il letame, perfetto. Allora, un accalappiatopi è stato fatto.
gli spostiamo il raggio d'azione. Qui. Quando sarà pronto questo, il raggio glielo mettiamo qui, sì. Qua nel mercato i topi non vanno bene. Allora, qua finalmente mi hanno costruito, mi hanno migliorato la carpenteria. Posso metterci due persone in più, ce le mettiamo. E questa pure, perché abbiamo problemi con gli assi. Dobbiamo risolvere anche questo problemuccio. Più assi per tutti. Qua i topi là. Oh, hanno preso tutto qui i topi. Mannaggia. Allora, qua stanno iniziando a costruire. Vabbè, la laggata del save. Diciamo, stanno iniziando a costruire le prime mura. Poveracci, devono togliere prima tutta sta pietra. Ce n'è assai, ce n'è parecchia. Però prima o poi dobbiamo iniziare. Io qua ho paura che queste mi cedono tutte insieme e poi è un casino, mi restano tutti senza case. E non mi stanno facendo questa. Ho messo priorità, ma è mezz'ora che sto aspettando. Riusciranno a farla prima o poi? Dai, gente. Siamo pieni di sorci. Ma nessuno che gli porta ste due assi, eppure ce le abbiamo. Ok, finalmente. Dai, Johnny, costruisci. Ok, ok. Allora prendiamo questo e lo mettiamo così, dai, così. Sto iniziando a pensare che ci voglia un'altra persona per spalare la cacchina, perché qua Johnny c'è, sta lavorando, ma è sempre pieno di sporcizia. Qui possiamo mettere solo una persona, vero? Speriamo si dia da fare a togliere sti topacci. Sì, miglioriamola qua. Ok, qua qualcosina la stanno facendo, bene. Dovrò fare anche delle torrette. Qua farò un cancello, poi continuerò di qua. Qua è un casino con questa cava, però. Quante ne abbiamo? 15.000, la madò. Qua è un casino veramente. Qua farò un taglio fino a qui e poi da qui chiuderò da qua sopra, anzi da qui lascerò fuori solo questo. Chiuderò da qui, così mi chiudo con l'acqua. Non ho bisogno di chiudermi anche questa zona qua. E da qui farò un taglio netto da qua e continuerò per di qua, lasciando fuori questi. E basta. E poi mi chiuderò da qui verso il basso. Intanto vorrei difendermi di più questa zona qui, che con il teatro, che è quello che costa di più. Qua siamo belli bardati già. Se arrivano da qui le torri, arrivano a respingere, hanno il raggio d'azione. Ok, i topi non ci stanno più. C'è solo tanta cacca. Raga, a questo punto mi sa che devo costruire un'altra. Oppure mi tocca spostare questa. La posso spostare? Sì. La potrei mettere. Potrei mettere qui. Sì, raga, mettiamola qua. Siamo più vicini. Qua un po' si sono fermati, ma vabbè, il tempo che ci vuole, ci vuole. E dovrò fare anche un pozzo. No, qua per un attimo mi chiedeva un pozzo. Che qua mi ha tolto la concimaia e me l'ha messa qui. Ok, così lui. Mercante girovago. Vediamo che compra Johnny Caro e che cosa vende. Allora, non gli possiamo vendere niente di interessante. Forse qualche pelle, non lo so. Vende mattoni che ci servono. Ce li compriamo. Una cinquantina, do. Anche di più, dai. 60. E gli vendiamo un po' di pelli. 100 pelli. Qua ci sono ancora sorci. Come può essere, gente? Ho messo questo.
Boh, non lo so. L'altro mercante è arrivato. Trader 2, dimmi che compri roba interessante. No, raga, non possiamo farci soldi in nessun modo così. Vende soltanto, vende pietra. La vende a 6, che è un po' altina, però a noi la pietra serve. A prescindere un po', quindi ce ne prendiamo. Quanto abbiamo? 380? 360. Vabbè, compri e trasferisci 63 di pietra. Non gli possiamo vendere nulla. Vendiamo a lui le pelli. 1002. Ok. Allora, io farei altri due soldatini. Non so che costano, però ragazzi, ho paura per il prossimo attacco. Mentre queste forse le stanno già iniziando a riparare. 1-0. Ah no, questa si è evoluta addirittura, ragazzi. Ma anche queste, abbiamo delle nuove case che danno anche più spazio. Perfetto. E sono, una volta che ce le evolvono, ci rifulano anche la integrità strutturale. Bene. Adesso qua mi dice, questo edificio è pericolante. E non mi fa né spostare né, non me lo fa neanche distruggere. Eppure qui, eppure qui mi diceva che c'era un'icona di, esatto, seleziona se ripararlo o abbatterlo. E come lo faccio? Come faccio? Che qua non me lo fa fare. Qua è tutto spento. E raga, non so come fare. Ma cacchio faccio a ripararlo? O a toglierlo e farne un altro? Non... ci sto combattendo da 5 minuti ma non riesco a trovare una soluzione. Ora, non vorrei che ora succeda ad altre strutture perché... intanto qui ci sono i topi. Porca miseria. Devo fare un altro coso dei topi. E facciamone un altro. Allora, se questo... uno l'abbiamo fatto qui... facciamo un altro qui. Le mura procedono molto molto lentamente, ragazzi, molto lentamente. Io non so come fare per il prossimo attacco. Spero non siano 40-50 banditi. Allora ragazzi, per riparare, mi sono guardato un video su YouTube, mi dice che devo avere un numero alto di sti cosi qua, di sta gente. Allora facciamo una cosa. Togliamo dei contadini. Mettiamoci questi a palla. Allora, cacciatore, affumicatore, droghiere. Togliamo anche i cacciatori. Togliamo... che ne so. Togliamo un candelaio. Bottega del tessitore. Minatore. Toh. Gliene lascio 18. Vediamo se fanno da soli, in automatico, se portano 18 persone le risorse necessarie. Che cos'è? Il salvataggio? Ok, sì, la laggata della muerte. Nel frattempo qua stanno migliorando tutte queste case. Dai, abbiamo 16 assi, velocizziamo un po'. Colture perse, sì, lo so, vi ho levato anche i coltivatori. Voglio vedere se mi riparano qua il mercato. Anche perché perdo un sacco di oro così col mercato furioso. Ma io dico, questo sta lavorando? Che è pieno di cacca. Materiale richiesto, 10 assi di legno. Glieli stanno portando magari. Prima ne... ok, queste si stanno... si sono migliorate. 8 assi di legno. Sì, sì, le riparano piano piano. Le riparano. Perfetto, quindi dobbiamo solo aspettare. Io qui ho 8 soldati. Siamo pronti a respingere un attacco, un eventuale attacco. Sono lenti comunque a portare le assi di legno. Ho capito che ne ho poche. 26. Raga, ok, qua hanno iniziato pure. Ma perché è così? Io questo non l'avevo fatto. Vabbè, però io lo lascio, poi lo togliamo. Ok, stanno chiudendo di qua.
Devo farmi tanti soldi, tanti tanti soldi. Questo mensile 20, tutto che costa un botto. Quanto manca qua? Ok, l'hanno riparato. Oh, finalmente. Non occupato. Perché? Oh, ok, così. Ah, che goduria. Finalmente abbiamo il nostro mercato. Ok, questo l'abbiamo fatto. E mettiamo lo mettiamo qua. Mentre questo lo mettiamo. Qui. Esatto, dovrebbero sparire i topi una volta per tutte. Questo l'abbiamo potenziato. Ora possiamo pensare. Che è successo qua? Bestiame ha fame e non ha mangiato nulla. Come può essere, ragazzi? Come può essere che non ha mangiato nulla? Intanto andiamo un attimo. No, qui, qui. Riportiamo un po' le cose come stavano prima. 16, riportiamo tutto a palla, raga. Contadino, cacciatore, calendario, tessitore. Mi servono più abitanti, lo so, lo so, lo so. C'è tanta cacca, Johnny, ti devi sbrigare. La nostra gente sta affogando nel loro stesso letame. Dipende tutto da te e la carriola. Ma quanti anni hai nel frattempo? 71, ah, ecco perché. Dovrebbero mettere qualcuno di un po' più giovincello. Allora, ora che abbiamo il mercato riparato sono molto più sereno. Sì, questi comunque si ciullano un mare di assi di legno, raga. Ma che dite se faccio un'altra ancora di queste? Eppure ci sono 12 persone che sono messe qui a lavorare. Non capisco perché. Capodanno 30. 30 anni, ragazzi. Abbiamo fatto 30 anni. Ah, guardate che pulizia qua, è tutto più bellino. Non c'è più tutta quella merda che c'era inizio. Oh, è rimasta solo qua, ma spero che Johnny si sbrighi. L'ho messo anche più vicino apposta. I soldi calano. Il salvataggio della muerte. Ok. Che ci dà la laggata big. Tutti i lassi le spendiamo qua per ruppare le case. Per ruppare le case. Resta tutta la cacca qua. Quasi quasi dovrei farmi un altro di questo. C'è tanta cacca qui, ragazzi. Tanta cacca. Io non voglio fare un altro coso della merda. Eppure mi sa che dobbiamo farlo. Dove stava? Dove stava? Risorse. Eccolo qua. No, non lo posso fare qui. Lo facciamo. Prima che. Ok, qua non le prende. Lo facciamo qua. Lo facciamo qua così magari toglie tutte. Lo toglie a questo di qui. Siamo messi male con loro. Ma male, male, male. Perché andiamo solo in pelle. E questi dove cacchio stanno andando? Ehi, raga. La gita scolastica? Da dove escono questi? Ah, c'è l'orso. Scappano dall'orso. Che è muerto. Giusto? Ok, è muerto. Penso che una volta costruite queste, le assi di legno inizieranno a salire. Allora, vediamo cosa fare di importante. Io vorrei pompare questo qua. Però senza assi non me lo fa migliorare. Dobbiamo aspettare, aspettare, aspettare. Se qua faccio un cancello, metto le torrette qua. Però se poi mi attaccano di qua o metterla qui, metterle nei bordi, non lo so, vediamo. Difese. La cosa buona è che non richiede assi. Quindi io questa potrei metterla. Oh, vabbè, io la piazzo qua una. Così abbiamo intanto quest'angolo coperto. Esatto, me li sono chiamati. 24 predoni avvistati da qui. E la torre non è pronta, mannaggia, la torre non è pronta. Allora facciamo così, ragazzi. Quanti cacchio sono? 36. Porca puttana, 36. E questi mi sfasciano tutto. Ok, questi stanno prendendo di qua, raga, sono un botto. Il
il salvataggio, la laggata della morte, ok. Allora, non so se mandare i soldati, però ho paura che se poi sfondano. Ma sì, dai, proviamo. Quanti ne abbiamo? 8. Segnala area di combattimento. Qui. Avanti, ragazzi. Guardiamoli. Dai, fate vedere di che pasta siete fatti. Siete corazzati. Avete le spade. Come sono loro? Sì, dai, sono corazzati. Sembrano corazzati. Selezioniamoli tutti. Sì, pure l'orso, dai, cazzo, no. Ma lo prendono a pugni? Non ho capito. Ce l'avete le spade? Eh sì, ce l'hanno le spade. Allora, loro dove sono? Sono già qui. Oh, lama. Ah, con la balestra. Bravi, 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 bravi. Con le balestre, con le balestre. Bravi, 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 bravi. Ok, scappa. Ah, ma io non ho suonato la campanella. Sta iniziando a laggare di brutto, raga. Ah no, l'avevo messa in pausa. Vediamo come se la cavano. Sembra che se la cavino bene. O no? Non ci sto capendo una cippa. Eh sì, pare di sì. Allora, qui intanto non mi hanno distrutto niente. Questo è un bene. Dove sono gli altri? Ammazzatelo, ammazzatelo. Ammazzatelo, raga. Ok, bravi, con le frecce. Ammazzate anche questi. Oh, sono dei portenti i miei soldati, raga. E sono tutti ancora fullati. Allora, chi c'è ancora da menare? Allora, sono rimasti 1, 2, 3. E si ammazzate, raga. Fate una strage. Ok. Poi c'è questo. A posto, raga, con i soldati è tutta un'altra storia. Ce ne sono ancora, no? Ho perso persone, no? È andata di lusso. C'è lui che sta scappando. È lui. Ce la fate ad ammazzarlo? Dai, raga. Questo qua. Dai. Beccatelo. Non lo lasciate scappare. Basta, ok, bravi, bravi raga, bravi, bravi tutti. Alcuni sono feriti, però si stanno recuperando da soli. Bravi, 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 mi è piaciuta. Ah, ma hanno ammazzato un abitante però. Non un soldato, va bene, ci sta che abbiamo perso. Torna alla caserma. C'è tanta merda, forza con questo coso. Erano più di 12 però, Qua c'è un tipo. Allora, questo è costruito. E ci hanno messo un giovane Bald. Vabbè, 47 anni. Ok, che meglio di qua Giampiero, che ne ha 72. E spa la merda da quando è nato. Da quando abbiamo fondato il villaggio. Ok, sono rimaste solo queste. Non vedo l'ora, così basta più assi di legno che scendono e posso iniziare a migliorare altre strutture più importanti come i mercati e altro. Io potrei fare questo. Non ci vedo niente con questi alberi. Lo posso fare qui. Qui ne faccio un altro. Poi voglio vedere quello piccolino invece com'è. Così. Facciamo qui. E spendiamo oro come se non ci fossero domani. Ok ragazzi, finalmente abbiamo 100 assi di legno. Io migliorerò la stazione di scambio per vedere cosa succede con questa migliorata. E per oggi, ragazzi, ci fermiamo perché abbiamo fatto abbastanza. Anche qua abbiamo
costruito un botto, abbiamo riparato il mercato, abbiamo costruito, messo a costruire un'altra concimaia di cacca, eccetera, eccetera. Io vi saluto e come al solito ci vediamo al prossimo episodio che sarà domani. Ne farò uno ogni giorno come sto facendo sempre. A presto e ciao ciao!